Viva Barletta! Bravo! Grazie a tutti. È partito da Barletta il mini tour elettorale del leader della Lega Matteo Salvini, che ha salutato la città della disfida mostrando una maglietta ad essa dedicata dopo essere giunto in città a bordo di un treno. Ad attenderlo all'ingresso della stazione in piazza Conte Duca, militanti e simpatizzanti in un bagno di folla e di immancabili selfie, nonostante la situazione emergenziale non lo consenta. L'impegno è quello, dopo 15 anni, di restituire ai pugliesi la loro terra, mandando a casa Emiliano Verdi. Dichiarazioni quelle di Salvini a sostegno di un centrodestra che in Puglia avrebbe ritrovato compattezza, con l'indicazione di Raffaele Fitto come candidato alla presidenza della regione. La possibilità dopo 15 anni di mandare a casa una sinistra che prima con Vendola e poi con Emiliano ne ha combinata di tutti i colori, chiudendo ospedali, dimenticando aziende, trascurando agricoltori e pescatori che sono una ricchezza di questa terra, quindi noi fra tre mesi rimettiamo al centro uomini, donne, lavoro, famiglia, salute e sicurezza, perché la sinistra è complice di un'invasione di immigrati clandestini che sta riprendendo a centinaia giorno dopo giorno. Quindi sono contento che la Lega sia stata protagonista dopo 15 anni di questa riunificazione del centrodestra. E sono contento che esprimiamo il vicepresidente di questa regione, perché ci sarà tanto da fare. Al suo fianco Nuccio Altieri, il nome sul quale si era aperta la spaccatura all'interno della coalizione, superata in cambio della vicepresidenza in caso di vittoria. E di fianco a me c'è Nuccio Altieri, che sarà il vicepresidente di questa regione. Per rimettere al centro il lavoro, la sicurezza. Stamattina faccio solo questa riflessione, eravamo davanti al Ministero della Scuola, c'è l'unico paese europeo dove i bimbi non sono in classe e dove c'è un ministro incapace, incompetente, che di scuola non capisce un accidente. Complice dei sondaggi favorevoli alla vittoria del centrodestra in Puglia, la frammentazione del centrosinistra, confermata dalla corsa in solitaria di Ivan Scalfarotto, candidato di Italia Viva in coalizione con Azione di Carlo Calenda e Più Europa di Emma Bonino. Solo con un nome diverso da quello di Emiliano si sarebbe trovato un più ampio accordo per scongiurare la vittoria del centrodestra. Così, da alcune indiscrezioni, ieri trapelava la possibilità di un cambio dell'ultima ora del candidato che potesse restituire compattezza al centrosinistra. A differenza di 5 anni fa, quando il centrodestra andò divisa, il centrosinistra vinse unito, è cambiato il mondo. Adesso è vero l'esatto contrario: centrodestra compatto con una Lega fortissima e centrosinistra in ordine sparso. Candidino chi vogliono, possono candidare Emiliano, Renzi, Vendola, D'Alema, tanto sto giro perdono, perché c'è troppa voglia di cambiamento, di bel cambiamento da parte dei pugliesi, quindi non vedo l'ora che arrivi settembre. E sul silenzio della voce di Forza Italia all'interno della coalizione, Salvini commenta: vince la squadra, serviranno tutti. Io sono contento che la Lega sia forza protagonista in tanti comuni pugliesi, penso ad Andria, penso a Corato, penso a Ceglie. Siamo pronti. La Lega non ha mai avuto neanche un consigliere regionale in questa splendida terra. Adesso queste piazze ci dicono che c'è voglia di lavoro, c'è voglia di sicurezza, c'è voglia di famiglia, c'è voglia di Lega. E per me in Puglia è un'emozione incredibile. Poco accogliente per il leader nazionale il benvenuto della città di Andria, dove si è recato subito dopo per la presentazione del candidato sindaco. Avete un po' d'acqua che vi cade sotto, io non mi offendo, scherzo, rispettiamo, a differenza di altri, io adoro chi non la pensa come me, ma venire in piazza a gridare scemo scemo, neanche mia figlia che ha 7 anni la...
Il nome individuato dalla Lega per le prossime elezioni amministrative di Andria è quello di Antonio Scamarcio, avvocato, 58 anni. Scamarcio è attualmente vicepresidente della Banca di Andria di Credito Cooperativo. Il padre, Gaetano, avvocato socialista, è stato sottosegretario alla giustizia e più volte amministratore comunale. Anche Antonio ha un passato da consigliere comunale, quale capogruppo della lista civica del centrodestra Tutti per Andria, che sosteneva Benedetto Fucci, candidato sindaco nel 2005, durante l'ultima amministrazione di centrosinistra guidata da Vincenzo Zaccaro. Il suo nome è stato anche nel 2010 tra i possibili candidati per il centrodestra alla carica di sindaco. La scelta allora ricadde su Nicola Giorgino.